quindi passo dopo passo, mattoncino dopo mattoncino, con quasi tutti i giornali contro, le radio contro, le televisioni contro, i poteri forti contro, le grandi lobby, ci siamo. Se ci sono gli italiani, come ci sono ormai da 7 mesi, sempre di più, non solo in rete, non solo su Facebook, non solo su Instagram, non solo su Twitter, ma nella vita reale, nelle piazze, in questa settimana a Roma, come a Milano, a Oristano, a Cagliari, ad Alghero, a Quartu, oggi in Abruzzo, poi nei prossimi giorni in giro per il Veneto, per l'Emilia Romagna, e i vostri grazie virtuali e reali, le vostre strette di mano, i vostri occhi negli occhi, valgono più di tutti gli insulti, di tutti gli articoli incredibili, inventati, surreali, che anche questa mattina si leggono su alcuni giornali. Non si parla neanche del superamento della legge Fornero, del primo passo storico di restituire diritti a persone che lavorano da 38, 39, 40 anni, che finalmente lasceranno spazio ai loro figli, ai loro nipoti. No, polemiche inventate, Salvini si veste così, Salvini mangia cos'ha e non ha messo il cartello e c'aveva la cravatta un po' storta e la camicia non va bene nel collegamento con le scarpe. Vita reale vince contro chiacchiere, contro fantasia. I fatti valgono più delle parole. Lo dico anche a quei pochi sindaci di sinistra, a quei pochi governatori di sinistra che continuano a far polemiche sull'immigrazione, sul razzismo.